Dopo la presentazione a Roma alla Camera dei Deputati, il libro Alberto il Cavaliere che rimò la giostra, scritto da Alessandro Bindi e Alessandro Boncompagni, ha fatto il suo debutto anche in terra aretina, alla Casa dell'Energia. Il libro nasce dalla volontà di riscoprire l'opera di Alberto Cavaliere, restituendo così alla cittadinanza un antico testo dell'autore dedicato alla giostra del Saracino. Il libro prevalentemente riporta un testo sulla giostra del Saracino, infatti più che a quattro mani possiamo dire anche ad otto mani, perché è stato scritto da Alessandro Bindi e da Alessandro Boncompagni, però rifacendosi su un testo antico scritto nel 1936 da Alberto Cavaliere, che è stato un deputato, un poeta, uno scrittore che aveva scritto di giostra del Saracino e per lo più lo ha fatto in rima. All'interno infatti possiamo trovare il suo epometto erecomico, tra l'altro illustrato da De Vargas Maciuca, un vignettista dell'epoca che ha regalato alla città dei disegni bellissimi. Sono modernissimi, compresa la copertina, e sono opera di questo disegnatore che si chiama Ugo De Vargas Maciuca, che è nato a Bibbiena nel 1901, disegnatore di fumetti per il Corriere dei Piccoli, inventore di personaggi e illustratore di altissimo livello, tant'è vero che le sue opere sono al Museo della Carica e della Satira di Forte dei Marmi, Museo Nazionale. In occasione della presentazione aretina, gli autori hanno deciso di devolvere l'incasso del libro al Calcit, donando così oltre 1.300 euro a favore del progetto Scudo.